Per l'iniziativa Fuori Classe vorrei parlarvi di Regina José Galindo, body artist, artista relazionale, nata a Città del Guatemala nel 1974, nel 2005 vincitrice del Leone d'Oro alla Biennale di Venezia con una serie di interventi sulla condizione femminile. Uno di questi era il video intitolato Himenoplastia, che documentava l'intervento di ricostruzione chirurgica delle imene al quale l'artista si era sottoposta. Una critica al valore attribuito alla verginità femminile, che si ispirava anche a un terribile fatto di cronaca. Il lavoro di Galindo non è mai astratto, è sempre una denuncia, un racconto, la trasposizione poetica, simbolica di una storia. Un altro lavoro era Golpes, nel quale l'artista riceveva 279 colpi di frusta, tante le donne assassinate in Guatemala quell'anno. Ma per comprendere il linguaggio di Regina José Galindo è opportuno soffermarci su alcune definizioni. Body art è un termine abbastanza ampio, che include esponenti diversi tra loro. Diciamo allora che è una forma artistica molto varia negli esiti e nei temi che usa il corpo come mezzo d'espressione, come la poesia usa la parola. Il corpo è il nostro primo mezzo di comunicazione in entrambi i sensi, trasmette e riceve. È un mezzo d'espressione, ma è anche la sede delle impressioni che riceviamo. Il corpo ascolta a memoria. Il corpo è anche un territorio politico, culturale, sul quale si incrociano norme, stereotipi, modelli comportamentali relativi anche alla nostra sessualità e all'individuazione della nostra identità di genere. Il corpo è quello con il quale viviamo, partecipiamo, affrontiamo e talvolta subiamo la storia, la nostra situazione sociale. Pensate al corpo di un migrante, di un senza tetto, di un prigioniero politico o di una persona abusata. Indipendentemente da quale sia la tecnica espressiva prescelta, è stato detto che l'artista è colui o colei che rende visibile ciò che è invisibile, ciò che è troppo complesso, contraddittorio, profondo, inafferrabile per essere definito in modo univoco. Ci sono cose che per essere capite possono solo essere sentite e l'artista può fare questo per noi attraverso il suo corpo. Ora, in arte contemporanea molte donne hanno usato il corpo come mezzo d'espressione perché già riappropriarsi soggettivamente di questo strumento è un'affermazione femminista, dal momento che nella storia dell'arte il corpo femminile è stato per lo più oggetto passivo della rappresentazione, caricato di diversi significati iconografici. O più banalmente, nell'epoca contemporanea, il linguaggio pubblicitario ha usato il corpo femminile semplicemente per traslare la sua desiderabilità sul prodotto al quale è associato. In genere la body artist, sostiene, si sottopone a una sofferenza fisica, a prove di resistenza o espone la propria nudità in un processo di autoaffermazione estremamente potente, anche visivamente. In una performance del 1975, Caroli Schneemann, nuda su una pedana, estraeva dalla propria vagina un rotolo di carta sul quale erano scritte delle frasi che andava mano a mano leggendo, tipo Cézanne è stato un grande artista. O prima ancora, nel 1968, Vali Export faceva irruzione in un cinema a luci rosse di Monaco, imbracciando una mitragliatrice e indossando un paio di pantaloni che lasciavano nudo il pube, una specie di attacco terroristico all'ideale di una sessualità femminile compiacente e remissiva.
C'è poi l'arte relazionale, come nella body art l'opera non è un oggetto, è un'azione, in questo caso fatta con gli altri, spesso a partire da una realtà sociale, da un fatto che accomuna più individui o che ha segnato una comunità e che viene fatto emergere ed elaborato insieme. Anche questo può essere un atto femminista, perché viene messo in discussione il concetto tradizionale di autore unico dell'opera d'arte, storicamente autore maschile, e la sua autorità. L'autore è colui che veicola e trasmette la corretta interpretazione di un episodio. Pensate alla pittura storica. Un esempio famoso di arte relazionale è Legarsi alla montagna di Maria Lai. Nel 1981 l'artista rifiuta appunto di realizzare un monumento storico, un monumento ai caduti della Seconda Guerra Mondiale. Piuttosto coinvolge tutti gli abitanti del suo paese in un'azione collettiva. Nell'arte relazionale, soprattutto nel caso di un'artista come Regina José Galindo, molto importante è l'idea di dono. In effetti l'artista può mettere a disposizione il proprio corpo per accogliere e trasmettere, restituire, quasi come una cassa di risonanza, le forze emerse nel lavoro relazionale. È quello che succede in una performance di Regina José Galindo, tenutasi a Roma nel dicembre del 2019, intitolata Lavarse las manos, parte di un progetto più ampio. Un gruppo di donne migranti o rifugiate dal Congo, Somalia, Costa d'Avorio, Kurdistan turco, dal Guatemala, si raccontano nella propria lingua madre. Non le vediamo, possiamo seguire l'artista attraverso una successione di stanze, muta, immobile, vestita di volta in volta degli abiti messi a disposizione appartenuti alle donne di cui ascoltiamo la voce. Anche il pubblico in questo caso non ha un ruolo di spettatore passivo, la sola presenza riesce a mettere in moto un processo fisiologico di immedesimazione, dunque vestiamo momentaneamente i panni delle donne che stiamo ascoltando. Regina José Galindo viene da un paese con un lungo passato di violenza e sopraffazione. Il colonialismo spagnolo a partire dal 500, lo sfruttamento degli indigeni. In epoca contemporanea, il primo colpo di Stato del 1954, voluto dagli Stati Uniti per sfruttarne le terre. E poi una trentennale guerra civile tra le forze governative e i ribelli, terminata solo nel 1996 e durante la quale furono uccise o sparirono 200.000 persone, tra cui molti contadini indigeni. Parte della strategia controrivoluzionaria del governo furono le violenze sessuali, subite nel 99% dei casi documentati da donne. Sebbene nel 1992 il premio Nobel per la pace sia andato a una donna Maya guatemalteca, Rigoberta Menchú, nel paese permane un altissimo tasso giornaliero di stupri e una situazione di ingiustizia sociale a danno soprattutto di donne e indigeni. Galindo non ha una preparazione accademica. Dopo aver studiato da segretaria, ha iniziato la sua ricerca scrivendo poesie. La trasfigurazione poetica, la parola, restano molto importanti per il suo processo creativo. E poi è passata a usare il suo corpo in azioni artistiche. Ve ne ho già citata qualcuna, ma ce ne sono molte altre. Ad esempio, nel 2003, Quién puede borrar las huellas? Chi può cancellare le tracce? In cui l'artista cammina per le strade di città del Guatemala, lasciando dietro di sé le impronte dei suoi piedi nudi, immersi di tanto in tanto in un catino pieno di sangue umano, per evocare le vittime della guerra.
guerra civile, come fantasmi che non vogliono essere dimenticati. Nel 2004 è il peso della sangue, un litro di sangue viene versato sulla testa dell'artista goccia dopo goccia, come uno stillicidio. Nel 2007 Confession, in cui viene sottoposta a waterboarding, una tortura che è stata usata in molti regimi dittatoriali e, come sapete, anche dagli Stati Uniti d'America nei confronti di prigionieri accusati di terrorismo. Nel 2013, Tierra, in cui Galindo resta in piedi, nuda, su una zolla di terra, mentre tutto intorno una macchina scavatrice scava il terreno in profondità. Si parla dell'abuso perpetrato alla madre terra, alla nostra casa, certo, ma anche delle fosse in cui venivano ammassati i cadaveri durante la guerra civile guatemalteca. E vedete che nel lavoro di questa artista femminismo, diritti umani e politica si mescolano. L'ingiustizia subita da una minoranza o da una categoria riguarda tutti e la sofferenza, come la ribellione, deve essere condivisa e può essere fatta oggetto di un atto simbolico, di un rito sciamanico o psicomagico, come lo definisce la stessa Galindo. Non per essere esorcizzato e poi superato, ma per prenderne coscienza attraverso un processo empatico, umano, per prenderne coscienza vivendolo sulla propria pelle, proprio come l'artista ci insegna a fare con il proprio corpo.